Col nostro psicologo Vercelli, che è ovviamente nello staff della Juventus, ho tanti retroscena del mondo del calcio e questa cosa qui mi affascina, perché poi avere varie prospettive anche degli altri sport è una cosa che mi piace davvero. Allora tanto. Raccontacene qualcuno di questi retroscena, perché se sono retroscena quello che ti ha colpito di più. Quello che ti ha colpito di più, per esempio, no? Ma una cosa che mi ha raccontato su Guardiola, su come ha gestito Messi al Barcellona, e sul fatto che Messi era sicuramente uno di quelli da tenere in modo importante dentro la squadra, solo che era, diciamo, controdipendente, nel senso uno che è difficile da tenere nelle regole. E credo che Guardiola abbia detto che le regole valevano per tutte tranne che per Messi, e in questo modo ha tenuto che Messi si mettesse alle regole. Una strategia per gestire un grande campione. Ma sai che questa cosa che ci ha rivelato ti fa vincere una domanda ai marocchi? Ce l'hai? No, visto che non so se la so rispondere, allora, però... Anche tu, visto che ormai siamo tutti diventati amici, usi le dichiarazioni per mandare i messaggi alle giocatrici, come fanno tante volte gli allenatori di calcio che usano la stampa. Ci ha parlato prima? Beh, con Lorenzo potremmo scrivere un libro sugli aneddoti. Adesso hanno tirato fuori qualche aneddoto, però credo che io debba tanto a Lorenzo, perché ha scommesso su di me tanti anni fa, quando allenavo a casa mia una terza divisione, e vederci adesso giocare contro un europeo in casa ha qualcosa di romantico. Sì, come avrai notato non ti abbiamo fatto domande su Egonu, perché stasera tra l'altro non stava benissimo fisicamente, quindi credo che sia tutto molto chiaro, cioè non è che si può creare una narrazione alternativa a questa, no? No, purtroppo si è fermata questa mattina in allenamento e quindi questa sera non era disponibile. Questa mattina si è fatta, ha avuto il problema? Sì, questa mattina in allenamento ha sentito questo fastidio e quindi siamo fermati. E poi abbiamo provato a fare il riscaldamento, ma vedendo che c'era lo stesso fastidio questa mattina l'abbiamo tenuta ferma. Però ci ha appena detto sto bene, sono viva, passando dietro di noi. Oh sì, vabbè. Una narrazione, ecco.